Ciao a tutti amici, oggi parliamo della Sailor Sapporo oppure la Professional Gear in versione slim. Sailor Sapporo, andiamola a scoprire perché è una penna davvero interessante. L'astuccio è quello classico Sailor, il cofanetto blu. Andiamo a vedere, c'è la penna, il converter è come tutti i classici converter Sailor, non ha nessun'altra particolarità, no, assolutamente, ci sono i documenti qua sotto, ma a noi interessa questa, la penna. Allora, possiamo dire proprio due, ma proprio due parole su Sailor, perché ormai la conosciamo così bene, è una delle case giapponesi più importanti, fondata nel 1911, questo ce lo ricorda anche la veretta che è posta su tutte le serie prodotte da Sailor. Quello che vale la pena ricordare è che ci sono dei modelli che veramente sono dei modelli importanti, la King of Pen, la Pro Gear per l'appunto, la Realo, la Profit 1911, ma ancora di sicuro la Sigma ne avrò senz'altro dimenticate da quante sono e da quanto sono belle le Mach-E, ce ne sono davvero per tutti i gusti ed anche, bisogna dire, un po' per tutte le tasche. Questa è la Pro Gear in versione slim, quindi è un po' più corta. Il pennino di questa penna è una M e tra un poco lo metteremo alla prova. Prima esaminiamola un pochino nei dettagli. Cosa troviamo in questa penna? Allora, innanzitutto ritroviamo la solita, per fortuna, qualità Sailor. Andiamo a vedere il logo stampato sulla testa del cappuccio. Con l'ancora tipica, la clip anche questa è tipica proprio Sailor, senza fregi, senza scritte. E poi abbiamo la veretta. In realtà, anche in questo caso, come per la Sailor 911 Large, abbiamo, e anche per la Standard, abbiamo una doppia veretta, quindi quella più sottile e quella più larga che riporta la scritta per l'appunto Sailor Japan Founded 1911. Poi, com'è la parte finale? La parte finale è un'altra veretta che segmenta la coda tronca, perché vedete che tronca un po' come è tronco la terminazione del cappuccio. Quindi una penna che è abbastanza riconoscibile, del resto ha una strettissima parentela con la Pro Gear da cui deriva, e però è abbastanza riconoscibile perché non ha la forma fusolata o a sigaro come altri modelli, ma ha questa forma un po' troncata e uno sviluppo centrale non troppo diciamo ampio. Passando alla parte della penna, quella più importante, cioè il gruppo scrittura, ritroviamo le caratteristiche Sailor. Allora, qui abbiamo innanzitutto un pennino in oro 14 carati, è lo stesso che equipaggia la serie 1911 Profit Standard, un ottimo pennino. La gradazione di questo è una M e è lo stesso gruppo scrittura, veramente un ottimo pennino, un pennino che scrive sempre, ha voglia di scrivere, poco stancante. Sono curioso di provarlo su questa penna, come sarà. La penna è bella comunque, è una bella penna e del resto, insomma, diciamoci la verità, è una penna che ha anche un prezzo che non è proprio, insomma, da primo prezzo. È una di quelle penne che si trova fra i 100, diciamo nel segmento dei 100 e 200 euro, perché mi pare si collochi proprio a metà, attorno ai 150 euro o poco più. Quindi, insomma, il prezzo comincia a essere un prezzo abbastanza impegnativo. La metto a confronto con altre stilografiche giusto per valutare la misura. La prima penna con la quale la confronto è la Sailor Profit, la 1911, che vedete essere effettivamente più lunga di questa qua. È un po' più lunga, la vediamo senza cappuccio, vediamo le dimensioni delle due penne senza cappuccio, potete notare come non solo sia più corta, a me piacciono queste penne perché sono veramente maneggevoli. Se poi hanno dei pennini che funzionano a dovere, è proprio una gioia. Il gruppo scrittura, vi dicevo, è identico, anche se potete vedere, magari inganna un po' il colore, ma sono intercambiabili. Invece la coda della penna, abbiamo detto, tronca sulla Sapporo, mentre invece qui è affusolata ogivale sulla Standard. Mi interessa metterla a confronto anche con la
tiriamo via questa che non ci interessa, con la Pelican, la 150, e guardate, sorpresa, è addirittura un po' più lunga la Pelican M150, significa che la Sapporo è veramente una penna di piccole dimensioni. La compariamo anche con la solita Lamy Safari oppure All Star che sia, giusto per capire, vedete che le dimensioni sono effettivamente ben diverse. Come appare con il cappuccio calzato? Appare come una bella penna. Ancora una volta do il merito a Sailor di aver prodotto una penna che è piacevole anche anche col cappuccio calzato, sebbene da parer mio, e qui entriamo nel mondo della soggettività, mi piace tanto così e soprattutto la scrittura mi piace così. All'interno troviamo la solita, allora, cappuccio a vite, d'accordo, l'apertura a vite, all'interno, oh là là, cosa è successo? Ah già, vi ho detto che sono intercambiabili il gruppo scrittura, perché sono perfettamente identici anche come fattezze, quindi se avete una standard con una gradazione diversa o intendete acquistare una Sapporo con un pennino per provarne uno di gradazione diversa, potete farlo, perché o ve li scambiate così, non è poi molto bello esteticamente, ma basta, vi faccio vedere in un altro video, sfilarli e un attimo sostituirli. Vi dicevo, adesso riportiamoli come si deve, evitando questi Frankenstein, mi sembra più bella questa livrea, casomai bicolore, no? della 911 standard. Quello che vi volevo mostrare è questo, ancora una volta troviamo una filettatura che per me è tra le più belle, è rigida, consente di attaccare il fusto della penna alla penna, quindi avere una solidità che è anche un piacere da poter utilizzare, perché rende la penna solida e ci permette di sentire proprio nel pennino tutte le sensazioni e non di dissipare il carico che andiamo a mettere ogni volta che scriviamo nelle varie parti della penna. Credo che adesso sia giunto il momento di provarla e sentire come casca fra le dita. Allora, ho caricato, come avete visto forse precedentemente, una cartuccia di inchiostro Sailor Kiwaguro, quello ai nanopigmenti. Lo abbiamo visto in prova su altre penne e per coerenza di prova voglio vedere come si comporta qui. Bella penna, piccola, casca bene in mano, mi ricorda anche un pochettino per certi versi la Bohème Mont Blanc, con questa codina tronca, la veretta qui in fondo. Mi piace, si tiene in mano bene, per chi ama le penne di dimensioni medio-piccole, devo dire la verità che è una bella penna. Cosa? Ah sì, purtroppo ormai l'abbiamo aperta, l'abbiamo lasciata all'aria, datevi un attimo di... Sailor, metto il nome per esteso, Pro Gear Sapporo, che sarebbe la versione slim della... Il pennino è un pennino medio. E si vede, anche se è un pennino medio alla giapponese, perché è giusto giusto. La prima cosa che mi colpisce tenendo in mano questa penna è il flusso. È un flusso, non mi viene altro termine, giusto. Non è né abbondante, non è appena appena stitico, è giusto. Permette di far scorrere anche su una carta come questa, che non è certamente la carta migliore per una stilografica, ma è proprio qui che la voglio misurare, sul campo di una carta comune per appunti. Vediamo, appuntando appunti veloci, proviamo, mi ricorda poche penne col tratto medio così servizievoli. Riesce ad accompagnare la scrittura, bella, è una bella penna, su questo non c'è dubbio. È bello il fatto di avere una penna corta, vi confesso che a me piacerebbe provare un pennino fine o extra fine su questa penna, perché credo che sia molto molto gustosa. Il tratto medio non è il mio, quindi fatico un pochettino
a trovare il gusto in questa prova. Proviamo con dei caratteri più grandi, non c'è nessun problema. Sailor. È bella. Scrive, scrive, scrive. La proviamo su una carta diversa, vediamo come si comporta. Mi colpisce il bilanciamento di questa penna perché sono abituato, è la prima piccola, diciamo, della Sailor. Sono abituato più alle penne quelle lunghe e la sento proprio bene in mano. Non mi dispiacerebbe probabilmente con il converter per aumentare appena appena un po' il peso. Per togliermi così un dubbio e quindi valutarla in eccesso, la provo col cappuccio calzato. Che bella carta, eh? Quella Rodi è proprio. Oh, Sailor. Sì, la sensazione che ho avuto è corretta, cioè mi piacerebbe avere un pochettino appena più di zavorra qua perché la sentirei un pochettino più un pochettino più equilibrata. Sapporo, pennino. Qui è ancora meglio, ma per forza, pennino medio. Perché dico per forza? Allora, inchiostro, abbiamo detto. È meglio su Rodia perché Rodia ha questa finitura con la capacità di smagrire appena il tratto ed è un fattore importante soprattutto per chi, come ha sottoscritto, piacciono le penne con un tratto un po' più sottile, ma anche per smagrire magari flussi un po' abbondanti o pennini che sono un po' troppo larghi rispetto al nostro desiderio. Vorrei provare la scrittura sulla punta. E allora ecco che dura in punta, ecco che accontentiamo Marco, come vedete sembra un tratto sottile, sembra di avere per le mani quasi un pennino fine o extra fine. Qui mi sento più a casa. Voi credete che con tutte le penne si riesca ad avere la possibilità di farla scrivere in punta? No. Proviamo. Guardate. Vi faccio vedere così. Mi interessa inquadrare la mia mano. Faccio il sismografo, la prova del sismografo. È incredibile come scrivano questi pennini. Quando si parla della qualità dei pennini giapponesi, si parla di questo, cioè sono fatti bene. Al pari di tantissimi nostri altri, nostri intendo europei, al pari di tanti altri, ma non di tutti. Cioè quello che colpisce, e lo ripeto, quindi insomma me lo sentirete dire tante volte, quello che colpisce di più è che prendiamo una penna da 20 dollari o prendiamo una penna da 2000 dollari, la qualità, la costanza, lo standard di qualità della scrittura è il medesimo e questo secondo me va premiato, per quello insomma sono oggetto spesso delle mie video recensioni perché è encomiabile questa cosa qua. Proviamo col pennino inclinato, come vedete il tratto si ingrossa, proviamo invece ad inclinarlo da una parte e dall'altra, vediamo un pochettino. Il tempo, avete visto? Due sono andati a vuoto, il tempo di far affluire l'inchiostro. Come sempre c'è un pochettino più di difficoltà quando andiamo a inclinare il pennino verso destra perché salendo chiaramente non abbiamo possibilità di richiamare l'inchiostro, la stessa cosa sarebbe se andassimo in basso nell'altra posizione. Quindi scrive in un modo e nell'altro, anche se ha bisogno di richiamare l'inchiostro. Se ora la mettiamo così avremo un tratto un pochettino più grosso perché l'inchiostro si è accumulato tra i due rebbi e il conduttore e ora lo scarica poco per volta fino a ritornare al tratto quello consueto. Bella penna, c'è poco da dire. Andiamo un pochettino alle conclusioni, valutando che cosa? Valutando che con la cifra che è richiesta per l'acquisto abbiamo effettivamente un bel mare, diciamo, di scelta per
con le penne stilografiche. Effettivamente quello che colpisce è trovare una penna che sia così, appunto, con un pennino in oro a 14 carati, con la stessa qualità, allora restringe un pochettino il campo, perché se andiamo a cercare il design troviamo in moltissimi produttori delle penne davvero belle, e con questa cifra ci possiamo portare a casa delle penne che ci soddisfino. Forse ci gratificano un pochettino di più per quel che riguarda la ricerca estetica, magari le colorazioni, piuttosto che la qualità stessa della penna, per intenderci. E per capire un pochettino a cosa possiamo paragonarla, a una, senza dubbio costa di più di una Pelican M200. La M205 è un'ottima penna, questa è un po' diversa, dà una sensazione di qualità ancora superiore, mentre per la 205 possiamo avere il tarlo, che esiste una 400 che è ancora più bella, con questa quando la prendiamo sentiamo che è una penna finita, non le si chiede altro, non ci sono altre cose da chiedere, è bella e funziona bene così. Probabilmente bisogna andare a cercare in qualche altra azienda, però come ripeto una qualità e uno standard elevato come quello Sailor è difficile andare a trovarlo, dovremmo cercare sempre nelle case giapponesi, quindi in casa Pilot, e lì senza dubbio troveremo delle penne altrettanto valide. Credo di avervi raccontato un po' tutto quanto, il mio giudizio finale è senza dubbio tra le 4 e le 5 stelle, manca che cosa? Manca soltanto qualcosa a Marco Chiari, cioè la possibilità di avere un pennino extra fine per valutarla a pieno, capiterà spero prossimamente, è una bella penna, la voglio sì certo perché poi è corta e piccola e mi piace particolarmente, sta bene nel tastichino, me la porto dietro, è sempre pronta all'uso, ma è anche bella a vedersi, non mi dispiace la forma tronca che le hanno dato anche per cambiare un pochettino la classica forma a sigaro di cui insomma abbiamo magari più di qualche penna nello scrittoio, e quindi sì, bella. Vi ringrazio per aver seguito anche questo video, ai prossimi video, ciao a tutti.